mangi più su, perché non so più se no. Ne siamo in diretta da Bibbiano. Finalmente forse abbiamo risolto i problemi dell'audio. Come vedete è appena iniziata la fiaccolata di protesta e per non far cessare il silenzio sopra l'affaire Valdenza, l'inchiesta Angeli e Demone. Veramente un nutrito gruppo di persone, si pensano più di 1000, poi non essere stimate, quindi veramente tantissime persone che si sono radunate qui. Tutto bloccato, un serpentone abbastanza infinito, non si riesce a vedere l'inizio. Cerchiamo di vedere l'inizio del serpentone che si indirizzerà, partito dalla sede del PD, si indirizza, ecco là davanti possiamo vedere l'inizio, qualcosa di veramente enorme. Si indirizzerà, dicevamo, verso il comune di Bibbiano, dove si terrà un presidio. Siamo là davanti, proprio all'inizio della manifestazione. Una fiaccolata veramente grande. Stiamo ascoltando proteste, nutrite proteste anche contro tanto silenzio che è stato fatto su questa brevissima vicenda. Bambini, famiglie, persone veramente normali e drasticamente indignati per quello che è successo e che ancora chiaramente sta succedendo. Non andare dentro. Persone da tutta Italia, ecco questo è un dettaglio che non abbiamo detto, non solo chiaramente da Bibbiano, persone da Milano, persone da Roma, persone dal Veneto, da Lombardia, più in generale, da Ferrara, da Bologna. Intanto la veglia procede, passa abbastanza lento, come dicevamo, per dirigersi appunto verso quella che è la sede del comune di Bibbiano, laddove in un certo senso è partito tutto. Ricordiamo poi che questo tema sarà ancora più approfondito anche da un punto di vista teorico e soprattutto nella fattispecie culturale. Giovedì 25 luglio, quindi il prossimo giovedì, presso Reggio Emilia, Albergo delle Notarie, Renovazio 21, insieme a Ader Salute e Libertà e l'associazione Pietro e Marianna Azzolini hanno organizzato un convegno
dove si tratterà appunto la vicenda, il titolo è Angeli e Demoni, il sacrificio dei bambini e della famiglia. Interverranno illustri relatori, fra cui l'avvocato Francesco Miraglia, penalista, costituzionalista, cassazionista, che segue, esperto in diritto minorile e di famiglia, che segue diverse parti lese, diverse famiglie lese in questa vicenda. Gianluca Vinci, diverse personalità politiche che tutto sommato hanno avuto l'accortezza di venire come semplici cittadini senza sfilare in passerelle politiche, quindi questo è sicuramente un merito. Chiaramente potete immaginare i grandi assenti. Diverse persone con la maglietta Noi siamo il sentiero di Nicola. Facciamo vedere, scusate, chiediamo se possiamo riprendere la maglietta. Renovazio 21, conosciamo, ecco qui, anche il sentiero di Nicola, che salutiamo affettuosamente. Che bello vedere. Io là che devo stare attenta che non sia altro. Piacerissimo vederti, grazie. Ma dimmi perché non c'è un salto fuori tempo, voglio fuori campo. Persone, veramente, argomenti, come potete immaginare, tutti che dibattono di questa grave vicenda. Ora terminiamo un po' la diretta e certamente riprenderemo davanti al comune di Bibbiano. Abbiamo reso, credo, particolarmente l'idea dell'affluenza enorme che c'è. Quindi a più tardi, continuate a seguire la nostra pagina.